4 mm. No, ma anche girando. Sì. Io. Tu vai alla ricerca. Di questa video. Foto è una foto. Ma anche in altri casi. Non qui mi dico, mamma mia, hai colto un attimo? No, non è vero. Perché io non ho guardato neanche il clown che usciva. Io il clown non lo vedevo. Io volevo fotografare la loro reazione. Cioè io il clown ho capito che è uscito dalla porta vestito da Superman. Quando urlavano come i matti io ho scattato, non so se rendo l'idea, no? Ho fatto questa foto e ho fatto questa che pare... Questi due attimi che li vedrete in grande sono i due attimi della felicità dei bambini alla vista del clown. Purtroppo tre ore dopo sono tornati in mezzo alla malta, nelle loro tende, con dei problemi enormi. Vabbè. Però almeno per tre ore hanno vissuto l'infanzia, insomma, no? E quindi... E poi questo palestinese qui, con tutto quello che ha passato, essere lì a far sorridere un po' i bambini, penso che sia stato... Cioè, questi sono gli eroi, secondo me. Cioè, l'eroe è mica... L'eroe non è il fotografo. Quando vai in giro... A me quando dicono, è... tu vai lì, ma che eroe? Ma eroi sono i medici che sono lì, sono, non sono chi vince quel posto, sono i medici, gli infermieri. Questi rischiano la vita tutti i giorni, diciamo, e non si attirano con le cose, non so che rende l'idea. A me quando mi dicono, voi siete eroi, ma eroi di che? Eroi sono loro. Sapete quanti infermieri e quanti dottori sono morti sotto le bombe? L'800% in più dei fotografi. Fate un po' voi. E sono tutta gente che sono lì, non prendono una lira, e quelli sono eroi. Senti, dove vai a cercare queste persone? Quando arrivi in un posto, visto che cerchi queste persone, come fai? Beh, qua, interpretare la curiosità di tutti. E beh, qua... Allora, qua con me avevo una che si chiama Mary Delour, che è una ragazza di Torino che ha 30 anni, parla sette, un fenomeno, parla sette lingue, lei lavora per delle onlus internazionali, parla tutti i dialetti siriani e tutti i dialetti arabi. Lei è stata la fidanzata per anni e anni del capo dei sunniti in Siria, era la sua fidanzata. Poi quello là, il furbacchione, è riuscito ad uscire dalle carceri di Assad, è uscito dalle carceri, è riuscito a venire in Europa, è appena arrivato in Europa, 15 giorni dopo l'ha mollata, poverina, e si è fatto una malattia. Ma lei ha vissuto 7 anni in Siria. Noi dovevamo fare un altro lavoro, dovevamo andare ad Homs a fotografare da dove erano scappati queste famiglie, le loro case, per legare i due. Solo che lei, come mette, se mette piede un metro là, finisce nelle carceri di Assad, e quelle sono terrificanti. Cioè io, lei mi faceva da interprete, e abbiamo intervistato tramite una psicologa siriana. Questa è una donna che aveva la villa con piscina, era lì in 4 metri per 3 in una tenda. È una psicologa famosa in Siria, però era lì e faceva la psicologa con i bambini, no? Allora la Mary, che era la mia interprete lì, l'aveva contattata, perché non è facile andare in certi luoghi. Io sinceramente, se alcune situazioni le ho fotografate, non tanto queste ma altre, perché ero con la psicologa che aiutava a entrare in tutte queste tende, io entravo con lei, potevo fotografare, ma non per me. Ma per lei, insomma. Quindi quando fai un lavoro del genere con te devi avere un interprete e devi avere dei fixer, devi avere degli agganci lì. Io mi sono trovato lì e adesso la Mary è in Libia, è lì da 2 anni in Libia, quindi potete immaginare, è stata a Kabul, è stata ovunque, questa ragazza qua. È una ragazza di Torino straordinaria. Quindi tu parti prima con qualcuno che ti dà delle dritte, sì. Ma ti capita anche di trovare qualcuno? Sì, certo, per esempio la psicologa l'ho trovata lì. Tramite la Mary, che sapeva che siamo andati io e lei guida la macchina ed era viveva da Amman,
le andava a aiutare sul confine con Giordania e Siria, perché lei in Siria se mette piedi la arrestano subito. Io gli ho parlato, facciamo questo lavoro qui, ma bisogna avere un aggancio. Graziano, io conosco la psicologa siriana che va ad aiutare tutti i bambini nelle tende e aiuta anche nei quartieri dove vivono delle famiglie che partecipano a una... perché qui c'è anche un altro lavoro che ho scattato in un quartiere di Amman, dove gli americani hanno fatto un programma dove mettevano in questo quartiere delle famiglie più bisognose, hanno fatto uno che è scappato con due proiettili dentro, cose terrificanti, i più disastrati che sono scappati, però mamma, papà, figli, così. E poi man mano gli americani gli danno la possibilità di andare in America o di raggiungere l'Europa con il tramite loro dei canali, no? Io per andare lì commenti in queste case, ecco, ma sai, io conosco una psicologa siriana che si chiama Wafa, adesso peccato che ho dei video mentre stiamo lavorando, sono molto interessanti da vedere sul cellulare. Si chiama Wafa, Graziano, e la vedo dopo domani. Magari parliamo. Abbiamo parlato con Wafa, lei ha detto sì, Graziano, se ci dai una mano. Poi metà del lavoro non l'ho mai messo fuori, qui non c'è neanche una foto, no, forse ce n'è una di quel lavoro. Non l'ho mai messo fuori perché... Poi me l'ho fatto anche da giornalista, perché oltre che faceva da interprete scriveva, e quindi abbiamo raccolto la storia di 12 famiglie. Il problema è stato che dopo, il penultimo giorno, io... alla psicologa lì gli chiedo... Non vogliamo mica morto. Alla psicologa gli chiedo se alcuni di questi, se io per disgrazia pubblicavo il lavoro, rischiavano. Cavolo, Graziano, tutti loro hanno i figli o le figlie nelle carceri di Assad, sotto controllo. E allora abbiamo deciso di togliere 5 famiglie, perché quelle erano veramente a rischio. Le altre molto meno, perché... Fortunatamente le figlie, erano già rilasciate, non vi dico le figlie cosa gli ha fatto Assad, perché sono cose... Meglio non dirlo. È meglio non dirle. Se io vi faccio sentire un'intervista registrata di cosa hanno fatto nelle carceri di Assad a due ragazzi di 14-15 anni, non ci credete. Ci credete perché la mia interprete traduce quello che dicono, ma non ci credete. Cose terrificanti, veramente. Quindi quando fai un lavoro del genere... Io non sono un fotografo di guerra, Io dopo che ho fatto un paio di lavori sociali, prima di questo ho fatto un lavoro sui malati terminali che me l'hanno commissionato, non l'ho fatto, me l'hanno commissionato. Io dopo due di questi lavori qui devo darmi una calmata e poi, non so, faccio un lavoro turistico, più turistico, oppure faccio le mie oche, alcuni di voi conoscono le mie oche che hanno vinto il secondo premio. Ecco, racconta questa cosa delle oche, dai. Così qua. Ci togliamo questo peso di questi racconti che... Però ripeto, io sono un fotografo di guerra e non so come fanno, perché rimanere sempre nella... non riuscirei mai, cioè esco di testa. Come sono uscito, quel periodo di più mi ha dato una mano, perché facevo troppe cose sociali. E le oche, niente, sono delle occhette che io ho visto in agriturismo e tutti dicevano: ah, che schifo le oche, che schifo, perché sapete come vivono le oche? No? No, no. Nel guano. E allora io ho raccontato la bellezza delle oche, adesso qui me faccio spiegare, bisogna vedere. No, cioè. Racconta, dai, ti racconta. E voi vedete le oche come le avete viste poche volte, sono foto artistiche. Non so come spiegarle. Come spieghi le mie oche? Non lo so. Le oche, allora, lui è andato a fotografare le oche, ma quello che dici, no, non le hai riprese esattamente.